Foracci, bentornati o benvenuti su TG Porro, l'unico format di YouTube Italia dove si parla di videogiochi a non aver mai subito un attacco di phishing. Come ormai ben saprete tutti quanti, Game Freak è stata colpita da un furto dati dalle proporzioni gigantesche. Questo fattaccio, prima battezzato TeraLeak, per ricordare da vicino il GigaLeak, l'evento gigantesco che coinvolse gli archivi Nintendo nel 2020, ora è stato ribattezzato FreakLeak, un nome che probabilmente mi costerà la demonetizzazione. In questo video ricchissimo cercherò di fare un po' il punto della situazione, spiegandovi quello che è successo, quali sono le conseguenze e quali sono le cose che possono interessare noi poracci. Prima di tutto però un grazie gigantesco a Otogi Retro Games per sponsorizzare anche questo video. Voi mi raccomando, supportatemi, ma soprattutto datemi i soldi. Bene, ho detto tutto, iniziamo! Più o meno da domenica siamo stati sovrastati da una quantità di file mai visti prima riguardanti il mondo Pokémon. Documenti riservati, sprite inediti, dettagli mai rilasciati prima d'ora su titoli presenti, passati e futuri, tutti provenienti da una stessa fonte che affermava di essere riuscita a fare breccia nei server di Game Freak. Ci è voluto poco prima che Game Freak confermasse quanto accaduto, tramite un comunicato stampa dove veniva detto che l'attacco hacker, avvenuto lo scorso agosto, aveva fatto sì che fossero state trafugate informazioni personali di oltre 2600 dipendenti dell'azienda, con dati che includono nomi, indirizzi email e via dicendo. Game Freak però parla solo di dati personali rubati e non delle tonnellate di informazioni riservate riguardanti le sue produzioni che stanno venendo spiattellate sui social, e per questo fatto ho letto una teoria interessante. Da una parte, molto probabile, potrebbe essere semplicemente che l'azienda non voglia riconoscere la legittimità dell'accaduto. Dall'altra, invece, che in realtà questa fuga di notizie sia dovuta a una seconda intrusione tramite un attacco di phishing realizzato grazie alle informazioni rubate ad agosto. Questo spiegherebbe anche il gap temporale tra quanto riconosciuto da Game Freak e la fuga di notizie a cui stiamo assistendo proprio in questi giorni. Dobbiamo quindi un attimo parlare della natura di questo leak. Solitamente su questo canale trattiamo con molta attenzione rumor e potenziali leak, analizziamo le informazioni non confermate e speculiamo su quelli che potrebbero essere i piani di Nintendo, Sony e Microsoft e tutti quanti i grandi publisher. Quando avvengono però queste operazioni sono sempre restio nel approfondire più di tanto la questione. Ad esempio, il leak di Insomniac l'ho totalmente ignorato, quello di Capcom allo stesso modo, e per il giga leak di Nintendo, avvenuto un po' agli albori della mia produzione qui su YouTube, mi sono concentrato sui materiali riguardanti il retro gaming, come beta build, prototipi mai rilasciati e affini. Per un evento come l'autoleak di Xbox, che svelava una potenziale roadmap della compagnia e della sua strategia hardware nei prossimi 10 anni, ho commentato con curiosità, ma qui secondo me siamo in una situazione molto più delicata e anche molto grave. Lo dico soprattutto per le motivazioni dietro questo attacco di phishing che sono poco chiare. Non sembra esserci la classica intenzione di ricattare l'azienda per estorcere denaro, ma un atteggiamento estremamente immaturo, dove gli hacker non si fanno problemi a spiattellare le informazioni personali dei dipendenti, ma poi dichiarano di non voler condividere informazioni riguardanti i titoli più attesi. La motivazione data è quella di non voler attirare troppo l'attenzione di Nintendo, come se l'aver fatto breccia nei loro sistemi informatici e aver rubato un tera di informazioni non fosse abbastanza per diventare ricercati speciali. A proposito, buona fortuna. Questo tira e molla tra la community dei fan che vuole sapere quanto più possibile e il continuo teasing di questi leaker che lanciano il sasso e poi nascondono la mano, non lo so, è un po' brutto, patetico, il tutto sembra più una ripicca che altro, una richiesta di attenzione abbastanza infantile, e per quanto la voglia di scoprire quanto più possibile se si è super fan del brand la posso capire, tutta questa situazione mi lascia altamente perplesso e anche un po' amareggiato. Un'altra cosa importante da capire è che Reddit e Twitter sono inondati di informazioni che stanno venendo filtrate da account più o meno istituzionali del settore e anche da subreddit popolate di esperti, ma nonostante questo è difficile stare appresso al flusso dei leak e si fatica un po' a capirne la provenienza e anche la loro legittimità. Insomma, in questo calderone assurdo ci si stanno buttando un po' tutti e dietro c'è una confusione pazzesca, anche perché parte dei file sono stati sì condivisi, mentre altri vengono riportati solo di seconda mano dai leaker. Per questo ho preso un po' di tempo prima di parlarvene, ma ancora adesso, a giorni dall'inizio della fuga di informazioni, la sensazione è di trovarsi ancora all'interno dell'occhio del ciclone, con una situazione in continua evoluzione. Fermi tutti! Prima
prima di andare avanti vi devo parlare dello sponsor di questo video, Otoji Retro Games. Tutti sapete quanto io sia un malato di retro gaming e un collezionista incallito. Per questo non può esserci uno sponsor migliore per questo canale di Otoji Retro Games, il mio sito di riferimento quando vado a caccia di retro gaming. Sul catalogo di Otoji, che si aggiorna ogni settimana, potrete trovare di tutto, giochi provenienti da ogni epoca e console, dai pezzi più ricercati fino ai titoli più comuni a cui magari siete affezionatissimi. Ma la cosa più importante è che Domenico di Otoji sa il fatto suo, è un grandissimo appassionato, sa cosa cercano i collezionisti e mette la massima cura in ogni spedizione. Sono queste le cose che per me fanno la differenza. Poi, se volete liberarvi di qualcosa, Otoji offre anche un servizio di ritiro dell'usato con proposte d'acquisto senza impegno. In descrizione trovate il link al sito, mi raccomando, guardatelo un po' e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Grazie ancora a Otoji Retro Games per sponsorizzare questo video e andiamo avanti. Vi faccio però intanto un attimo un riassunto delle varie tipologie di informazioni di cui siamo venuti a conoscenza. Abbiamo i nomi in codice di titoli e console, codici sorgenti e beta build di titoli storici, informazioni riguardanti giochi non ancora usciti, sprite appartenenti alle vecchie generazioni Pokémon, documenti sulla lore dei giochi, artwork, concept art, tutto mai visto prima, e poi anche piani di marketing riguardanti serie animate e film non ancora annunciati o magari cancellati. Lascio ovviamente gli approfondimenti sul lore e evoluzione dei giochi Pokémon a chi ha molta più competenza di me sul campo, io mi soffermerò giusto su alcune cose per me degne di nota. Innanzitutto abbiamo la conferma che il nome in codice di Switch 2 è Ounce, Oz, Oncia. Perché non so se vi ricordate, ma questa ipotesi era già scappata fuori lo scorso maggio, quando il leaker, allora noto come Midori, fece sapere che Nintendo era al lavoro su una remaster di Breath of the Wild, il cui nome in codice era Yu-King-O, dove Yu-King era il nome della versione originale di Breath of the Wild, mentre la O indicava la nuova console di destinazione, che veniva speculato potesse chiamarsi internamente Ounce. Ora sappiamo che Midori, nonostante tutte le fregnacce che ha sparato nel corso dei mesi, aveva tirato fuori delle informazioni attendibili. Quindi l'idea di un porting enhanced di Breath of the Wild come titolo di lancio della nuova console si fa sempre più probabile. Abbiamo poi alcuni dettagli riguardanti la prossima generazione di titoli Pokémon, la decima, dal nome in codice Gaia. Lascio da parte le speculazioni sulla possibile ambientazione di questi giochi, ma più che altro vorrei soffermarmi su un fatto importantissimo. È infatti confermato che i prossimi titoli mainline Pokémon sono in lavorazione su Switch 2, ma sono state rinvenute anche delle versioni separate indicate come test su Switch, il che apre a due diversi possibili scenari. Lo sviluppo potrebbe essere partito su Switch per poi essere dirottato sulla prossima console, rendendo quelle versioni di test semplicemente delle fasi di passaggio, oppure potremmo avere tra le mani un titolo cross generazionale che potrà essere giocato su entrambe le console e non per merito della sola retrocompatibilità. Potrebbero essere vendute due versioni separate, un po' come è accaduto per Breath of the Wild su Wii U e su Switch, oppure potrebbe esistere solo una versione nativa per Switch che potrà essere upgradata per girare ottimizzata su Switch 2. In fondo non sarebbe la prima volta che un titolo Pokémon viene pubblicato su una console arrivata ben oltre il termine del suo ciclo vitale. Si parla di una potenziale release nel 2026, ma con una base installata così massiccia non mi sorprenderebbe se la console continuasse a essere supportata anche nei prossimi anni. Per quanto riguarda Pokémon ZA, il secondo capitolo della serie Leggende Pokémon, qui sembra esserci un casino di disinformazione. Al momento sembrerebbe che il leaker sia in possesso di una test build per PC funzionante che consentirebbe di giocare dall'inizio alla fine la quest principale, tra una marea di bug, lag e anche parecchi elementi mancanti, ma tutto sommato si può arrivare alla fine. Il titolo verrebbe indicato come completo circa al 50%, soprattutto per la mancanza di tutti i contenuti opzionali, ma a quanto pare l'autore del leak non sarebbe più disposto a condividere informazioni sul gioco. Perché? Boh, non si sa, ma dice di fidarsi perché è molto divertente. Quindi tutte le cose che vedete repostate a riguardo sono informazioni di seconda mano e del gioco sono trapelati solo alcuni elementi specifici, ma del gameplay vero e proprio ancora nessuna traccia, almeno per ora. Ah, e se ve lo stesse chiedendo, no, questo non significa che si stia pensando di pubblicare su PC il gioco. È pratica comune creare delle versioni PC su cui provare i giochi durante lo sviluppo, qualsiasi sia l'hardware di destinazione. È semplicemente un fattore di comodità per gli sviluppatori. Allo stesso modo sembrerebbe essere in cantiere un titolo che inizialmente era stato erroneamente indicato come un MMO. In realtà il nome in codice Synapse sarebbe un titolo multiplayer simile a Splatoon nato dagli sforzi congiunti tra Game Freak
ILCA e The Pokémon Company International. Ma anche in questo caso ci stiamo affidando alle parole dei leaker, visto che non è stata fornita alcuna evidenza concreta di questo progetto. Poi, prendetemi per pazzo, sì, pazzo per Game Freak, ma per me la scoperta più incredibile non riguarda il mondo Pokémon, ma una vera e propria chicca trovata all'interno del codice sorgente di Bianco e Nero. L'esistenza di un remake mai pubblicato, mai annunciato, fatto proprio in questo engine bellissimo di Mario e Yoshi, il puzzle game sviluppato da Game Freak nel 1991, che se volete potete trovare anche all'interno della libreria NES su NSO. Ecco, sono queste secondo me le informazioni più interessanti che possono essere estrapolate dai codici sorgente, oltre ovviamente al fatto che questi file consentiranno di esplorare ancora più a fondo la storia e l'evoluzione dello sviluppo del brand Pokémon, oltre che a preservarne l'esistenza. Ma scoperte del genere legittimano tutto questo casino che mette a repentaglio la privacy di migliaia di persone e il lavoro di tanti dipendenti coinvolti? Per 15 minuti di gloria vi mettereste mai contro i ninja di Nintendo e di The Pokémon Company? La risposta è ovviamente poro. Io vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e ovviamente vi terrò aggiornati sulle future scoperte, almeno di quelle che reputo più interessanti, e vi aspetto nei commenti per capire cosa ne pensate voi di questo fattaccio. Noi ci vediamo fra pochissimo in live alle 19 per chi guarderà questo video in tempo, ma in ogni caso fate i bravi, riposatevi, dormendo, sogni tranquilli, ma soprattutto liccate duro. Io sono il Poro Freak, Michele Lick. Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Patreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente nella creazione dei video qua sul canale e in più ricevi in cambio delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo insieme a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa... Pink, 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 pink.